Le pagine della Terra, il premio letterario per i romanzi Green fondato dal maestro Claudio Cutuli e dalla dottoressa Vera Slepoi, è anche il titolo del brano che state ascoltando, composto ed eseguito al pianoforte dal maestro Francesco Rizzo al Teatro La Fenice di Venezia durante la celebrazione finale del premio. Francesco Rizzo, autore e compositore di canzoni e brani orchestrali, ha dedicato la sua composizione a questo prestigioso premio che è alla seconda edizione e che vede come presidenti di giuria il regista Enrico Vanzina e il dottor Ermete Realacci, ma con loro a giudicare i romanzi in gara Rosalba Giugni, Laura Lega, Marco Cappelletto, padre Enzo Fortunato, Gaetano Cappelli, Giovanni Grasso, Marco Frittella, il generale Antonio Pietro Marzo, Barbara Degani, Gennaro San Giuliano, Vincenzo Pepe, Antonio Polito, Paolo Possamai. Le pagine della Terra, il brano del maestro Francesco Rizzo, ispirandosi al tema Green del concorso, ha sortito un bel effetto in chi ha potuto goderselo in teatro, mentre sui social centinaia di messaggi e apprezzamenti per lui che vive e lavora in Basilicata. E a tal proposito ascoltiamo il giudizio della bellissima e bravissima conduttrice del TG2 e presentatrice del premio, Manuela Moreno, al termine dell'evento. Io ringrazio te per la musica che ci hai regalato, questa sigla di questo premio legato all'ambiente, alla terra. Ne abbiamo così bisogno in questo momento. Ci hai portato con le note in un mondo magico, all'interno della Fenice, ci hai accompagnato con le note, siamo entrati in un tempio sacro, abbiamo parlato di ambiente, abbiamo parlato di tante cose, ci siamo trovati uniti in questa agorà, in questa piazza, dove ognuno aveva la sua esperienza, ognuno ha portato il suo pensiero e ci siamo confrontati per un paio d'ore, devo dire, tra musica e parole ci siamo divertiti. Una grande soddisfazione, ma una grande emozione aver potuto innanzitutto scrivere e poi eseguire dal vivo in questo prestigioso teatro La Fenice di Venezia il mio brano Le pagine della terra, che io ho voluto omaggiare al suo ideatore, il maestro Cutuli, ma anche alla dottoressa Slepoi, a tutta la giuria naturalmente prestigiosissima di questo importantissimo premio e a tutti quelli che in quella sala hanno ascoltato il brano in anteprima. Spero presto di poterlo fare ascoltare dal vivo anche ai miei tanti amici che tra l'altro ringrazio sui social, hanno voluto esprimermi la loro vicinanza, la loro amicizia. Quindi grazie davvero a tutti e per me è stato solo un grande onore. Grazie ancora.